Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube e bentornati in una nuova recensione. Oggi tra le mani ho questo nuovo modello della Tribe chiamato Wizard. Non è proprio l'ultimissimo nato in casa Tribe, c'è anche un altro modello che si chiama Gran Turchesi, ma per quello non ci sarà un'altra persona, diciamo, più adatta a presentarvelo. Io invece oggi vi parlo del Wizard, che appunto è un modello che nasce dalla linea dell'SF, quindi modello di cui già avevamo parlato in passato e che mi aveva colpito soprattutto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, e nasce da quella linea lì, ma cambia configurazione dei pick-up, dando poi delle soluzioni appunto diverse rispetto a quella che avevamo in precedenza. Se costruttivamente praticamente la Tribe tiene tutti quelli che erano i punti di forza della precedente costruzione, quindi intercorda da 18, meccaniche e ponte su disegno e progettazione Tribe, doppia configurazione di pickup per quanto riguarda al ponte, sono due single coil con la possibilità di poterli switchare fra di loro, quindi scegliere il pickup più al ponte o il pickup più al manico, oppure di farli lavorare in coppia, completamente passivo con i due controlli di volume e il tono, tastiera con i LED luminosi, tra l'altro. Capotasto in graffite, molto leggero, molto bilanciato, quindi da quel punto di vista, diciamo, tutto quello che di buono era stato fatto nel modello SF viene poi recuperato nel Wizard. Quello che cambia realmente è la soluzione relativa ai pick-up, che in questo caso sono in Alnico 5, e come potete vedere ho una soluzione, una configurazione che prevede un doppio jazz, non un humbucker, un doppio jazz e un single coil davanti, o un jazz, come preferite. Quindi abbiamo una soluzione sonora che è diversa rispetto a quella dell'SF. Io provandolo, sicuramente, volendo fare un paragone proprio in termini di suono, il fatto che abbia il precision davanti rende il modello SF un po' più aggressivo. Nel Wizard restiamo un po' più morbidi, ma abbiamo delle colorazioni sicuramente più piacevoli da un certo punto di vista, appunto, forse da una parte anche più pop, passatemi il termine, quindi con un suono un po' più rotondo e un po' più morbido. Quindi vi faccio sentire semplicemente i suoni dello strumento. Considerate che appunto non c'è nessun stadio di preamplificazione, quindi quello che voi sentite è il suono dello strumento per come viene ripreso appunto dalla scheda audio, quindi in maniera molto flat, quindi è esattamente come lo potreste provare voi. Le corde in questo caso sono corde Tribe 45-105. La possibilità di regolazione del Thruster Rod è eccezionale, riesco a ottenere action veramente molto basse. Come potete vedere, ho veramente abbassato molto l'action, eppure sto spingendo molto, la tastiera non fringe, a differenza dei buoni vecchi Fender che, superato il 14° tasto, praticamente diventano quasi insuonabili proprio per via delle classiche fritture. In questo caso invece la tastatura e la tastiera è veramente fatta in maniera molto buona, quindi comunque non ho quel tipo di problema. L'action rimane mediamente, posso ottenere un'action molto bassa. Io la tengo per mio gusto personale un'action media, quindi né alta né bassa. Veniamo a quello che è appunto il suono del Tribe, giocando su un piccolo groove di batteria e ci suono semplicemente sopra, in maniera molto semplice, cercando poi di andare a modificare i suoni dei pick-up, e ve li faccio sentire di volta in volta. Il primo test è con tutta la circuitazione attiva, naturalmente tutti i volumi aperti, tono aperto. Il pick-up che sta funzionando è quello, per quanto riguarda il pick-up, diciamo il doppio single coil verso il manico, ok? Ok, questo primo esempio abbiamo lavorato appunto con tutta la circuitazione attiva. Andiamo a far lavorare adesso solo il pick-up verso il ponte, utilizzando tutti e due praticamente i jazz attivati.
noterete che il suono diventa molto più nasale e molto più pungente. Avete sentito già come lo strumento risponde in maniera molto dinamica e quindi come posso ottenere veramente diversi timbri. Riapriamo tutti i toni, invece in questo caso lavoriamo solo con il pick up al manico, sempre sullo stesso giro, e ascoltiamo proprio i timbri dello strumento. I toni sono sempre aperti. Avete sentito che veramente lo strumento cambia diverse sonorità. Questo ha un suono molto simile ad un P51, siamo praticamente nella stessa posizione, quindi diventa un precision un po' più morbido come suono. E avete sentito come veramente lo strumento risponde in maniera molto rapida e molto efficace ai cambi di configurazione, nonostante io appunto stia suonando uno strumento passivo, quindi non vado a agire sull'elettronica. Questa è un'altra carta vincente secondo me del Tribe, uno strumento che per quanto passivo risponde con un ottimo segnale d'uscita, ma soprattutto risponde in maniera efficace con un'ottima dinamica, cosa che invece spesso molti strumenti attivi non hanno, e hanno soprattutto un suono molto compresso. Invece in questo caso lo strumento risponde naturalmente in maniera molto molto dinamica e molto intelligibile appunto nell'esecuzione della nota. Volevo farvi vedere la colorazione, che forse guardate quanto è bella in questo Candy Apple Red. Ci saranno tre colorazioni disponibili, che saranno il Surf Green e il Vintage White. Al momento appunto il modello che sto testando è questo, con questa colorazione Candy Apple, che è veramente bellissima, con il binding bianco. È uno strumento veramente molto 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 affascinante, si sposa, i colori sono veramente stupendi. Quindi abbiamo fatto tre tipi di test sonori. Naturalmente possiamo fare anche un altro test utilizzando il plettro, utilizzando lo slap. Noterete comunque che tendenzialmente la risposta è sempre la stessa, nel senso che quindi lo strumento, la modalità di lavoro è sempre la stessa, mi correggo. Quindi lo strumento risponde in maniera molto dinamica a tutte le caratteristiche, a tutte le tecniche che vado ad utilizzare, con un action veramente ottima, con un bilanciamento del suono su tutte le corde. Sentite che le corde suonano tutte praticamente alla stessa maniera, un'intelligibilità sugli accordi eccezionale. Avete sentito? Non ho cambiato nulla, quindi sto suonando semplicemente con tutti i pick up aperti, eppure gli accordi escono in maniera molto chiara, armonici su tutta la tastiera, anche sul secondo tasto, sulle porzioni del secondo tasto. Se poi chiudo ancora un po' di più, le sento perfettamente tutti quanti. Facciamo semplicemente un piccolo groove con il plettro. Era semplicemente un piccolo groove fatto con il plettro per farvi sentire appunto come lo strumento risponde comunque anche alla sonorità del plettro in maniera molto chiara, mantenendo sempre appunto un ottimo bilanciamento fra le corde e quella che è una caratteristica che io adoro, che è l'intelligibilità, quindi la chiarezza delle note che escono fuori. La bellezza appunto del Tribe è che anche in passaggi abbastanza rapidi, come magari posso fare durante un concerto, la cosa che mi stupisce
mantiene sempre la chiarezza della nota, che è una cosa fondamentale, soprattutto è una cosa difficile da riscontrare su strumenti di fascia medio, fra virgolette, economica. Che cosa vuol dire? Che questo strumento uscirà sotto ai 1000 euro. Quindi capite che è uno strumento che ha un prezzo assolutamente eccezionale. E su questa fascia di prezzo qui troviamo poche cose che hanno una qualità di questo livello. Bene, detto questo è tutto, ragazzi, non mi resta che salutarvi. Ci vediamo alla prossima lezione di basso in pillole o alla prossima recensione. Quindi buona musica e base your life.